la possibilità ad un acconciatore di affittare una delle poltrone della propria attività a un giovane, riuscendo così non solo a contrastare l'abusivismo ma anche a creare un legame tra imprenditori. Questo è uno dei progetti su cui Roma Capitale vuole puntare per rimettere in moto il tessuto produttivo. A dirlo l'assessore capitolino allo sviluppo economico Marta Leonori in occasione del seminar show dedicato agli hairstylist. In questo settore ci è arrivata una proposta che è già stata applicata in altre città e che trovo interessante, e quindi la possibilità di affittare la poltrona. Perché è interessante? Perché un giovane che si affaccia sul mondo nel mondo del lavoro e non ha la possibilità di intraprendere una propria attività può in questo modo inserirsi in un'attività di un collega, quindi imparare, avere minor costi e iniziare il proprio percorso professionale. Secondo il direttore di CNA di Roma, Lorenzo Tagliavanti, sono molti i giovani che vogliono essere impegnati in questo tipo di attività. A Roma operano 5.000 imprese di acconciatura e almeno 3.000 imprese di estetica, che hanno una doppia funzione: da una parte garantire alla popolazione romana dei servizi efficienti, dall'altra parte però sono anche un importante elemento di occupazione della nostra città. Devo ricordare che tra l'altro questi sono i settori che trovano ancora un grande interesse nel mondo giovanile. Quindi oggi la giornata significava non soltanto formazione per qualificare sempre più uno dei settori dove l'Italia anche nel mondo è nota, il settore dell'estetica e dell'acconciatura, ma dall'altra parte anche discutere di temi sindacali concreti, come contrastare la crisi e come contrastare l'abusivismo.